Il profeta Baruch parla al popolo in un tempo di infedeltà, di tutto il popolo, dei suoi governanti. Gerusalemme è stata occupata da potenze straniere, il popolo deportato. Attraverso il profeta, Dio chiede al suo popolo di ritornare a Lui, di accogliere nuovamente i comandamenti della vita, di riabbracciare la legge di Dio per ritrovare la pace. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele i comandamenti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele? Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto: eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano, moriranno. Ritorna Giacobbe e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Cari figli, la scelta è davanti a ognuno di voi: il male o il bene, il Signore delle tenebre o il Signore della vita. Solo un cuore chiuso non vede la scelta. Quanta sofferenza c'è in me per la vostra cecità. In molti modi vi ho parlato, ma voi non volete ascoltare. Cambiate via. Scegliete la mia via. Sono pronto a purificare qualunque sozzura per un atto di umiltà. Chinate il capo, datemi il vostro cuore. Solo la mia via è la via che salva, la via di una sapienza che non perisce e che non tradisce e che non viene mai meno. La via dell'uomo è spesso incerta, traballante, soggetta alla paura, al male che si incontra lungo la strada. E ora che scegliate la vera sapienza, il mondo si trova nel travaglio per aver perso di vista la vera sapienza, la sapienza della mia parola, ma è sempre tempo di un ritorno. La via per tornare a me è sempre aperta, e la sapienza attende chi la cerca. Si è fatto buio su tutta la terra, ma il male ha i giorni contati. Chi non si farà spaventare dal buio
vedrà la luce di un'alba nuova, una luce di pace, una luce di giustizia. Tornate a me, e in poco tempo la mia sapienza vi farà ritrovare la strada che avevate perso.